Benvenuti al 23° webinar dedicato all'innovazione digitale. Oggi parleremo di SPID e ci verranno delineate dai nostri relatori le novità appunto di questo percorso di crescita, insomma, di SPID. Oggi abbiamo con noi Stefano Arbia dell'Agenzia per l'Italia Digitale e Umberto Rosini, Luca Bonuccelli della Regione Toscana e Giulio Moroni di Roma Capitale. Avremo anche un'introduzione appunto fatta dalla collega Monica Tarquini di Formez PA. Buongiorno a tutti, vedo che appunto vi state collegando, quindi io prendo qualche minuto di tempo per presentarvi questo ciclo di webinar che appunto è partito a novembre 2017, appunto siamo arrivati al 23° webinar. Questo ciclo è organizzato nell'ambito di una convenzione tra Agida e Formez PA, Italia Login Servizi Digitali. Digitali. Appunto, l'obiettivo è quello di accompagnare e agevolare il più possibile il percorso delle pubbliche amministrazioni verso la trasformazione digitale, che ormai la normativa, il CAD e il piano triennale ci chiede. Quindi, in questo percorso di cambiamento oggi appunto individueremo all'interno del modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA italiana definito nel piano triennale, parleremo di una piattaforma abilitante di SPID. SPID appunto è uno dei cardini appunto del programma di trasformazione digitale del paese, in quanto dovrebbe permettere ai cittadini di accedere a tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni attraverso un'unica chiave di accesso, sia per cittadini che per le imprese. Infatti, con questa identità possiamo accedere ai servizi sanitari, ai servizi scolastici, ai pagamenti elettronici. Quindi, è una chiave unica di accesso che appunto aspiriamo, insomma, noi cittadini a utilizzare per accedere a tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni. Entrando nel merito del programma di oggi, abbiamo un'introduzione e una presentazione dell'esperienza del Contact Center SPID da parte di Monica Tarquini, che è la coordinatrice del team SPID, appunto del Contact Center di Formez PA, e appunto anche questo nell'ambito di una convenzione sempre Italia Login della linea servizio Helpdesk. Poi avremo di Agid Stefano Arbia, che ci parlerà verso un'identità europea tutte le novità di SPID, Umberto Rosini, sempre di Agid, che ci parlerà delle funzionalità tecniche di SPID, e due testimonianze della Regione Toscana, appunto come vi ho detto, con Luca Bonuccelli dell'Ufficio per la Transizione Digitale, e l'esperienza di Roma Capitale con Giulio Moroni, che fa parte dell'Ufficio Infrastruttura di Portale, Servizi di Sicurezza Perimetrale e Cooperazione Applicativa. Vi ricordo a tutti che potete porre le domande in chat ai relatori, noi le selezioneremo e le porremo al termine dei loro interventi, e che la registrazione e i materiali di questo webinar saranno pubblicati nella pagina di Eventi PA, per l'appunto questa proprio dedicata a questo evento, e quindi qua troverete sia la registrazione che i materiali e le slide condivisi dai relatori di oggi. Quindi io direi che è tutto, direi di appunto aprire con l'introduzione di Monica Tarquini, che appunto ci parlerà del Contact Center SPID. Quindi Monica, puoi attivare il tuo microfono e la tua webcam e do a te la parola. Eccoti. Benissimo. Scusate, siamo. Eccomi, Ah, adesso è tutto attivo? perfetto. Sì, perfetto. Vai, Monica. Buongiorno a tutti, sono qui per raccontarvi l'esperienza che il Formez sta diciamo, avendo dal luglio 2016 nella gestione dell'assistenza dell'helpdesk per la richiesta dell'identità digitale di SPID, appunto, da parte dei cittadini e delle imprese interessate. E dunque, e cos'è SPID? SPID è il sistema pubblico di identità digitale
che garantisce alle imprese e ai cittadini un accesso unico per fruire di tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione. Per l'identità SPID vi sono delle credenziali che vengono rilasciate dai cosiddetti identity provider, che sono attualmente 8, ossia dai gestori dell'identità. E queste credenziali sono costituite da sono caratterizzate da un primo livello di sicurezza per accedere ai servizi online, che naturalmente è il livello di base, e per tale livello e per fruire del servizio relativo sarà necessario inserire l'ID e la password. Il secondo livello, oltre alla ID e alla password, prevede una one-time password, e cioè una password generata all'istante per aumentare il livello di sicurezza, e per il terzo livello è richiesta anche una smart card abilitata. Ora, questa nuova identità digitale, dunque SPID, può essere utilizzata accedendo da una serie di dispositivi che sono il PC, naturalmente, lo smartphone e il tablet. Come si ottiene SPID? Sul mercato attualmente operano 8 gestori dell'identità digitale e il primo step della richiesta di credenziali SPID prevede che ogni utente diciamo, inserisca sul sito relativo ovviamente al gestore prescelto una serie di dati. Dopodiché, per completare l'identificazione in relazione all'identity provider scelto, si può utilizzare, alcuni prevedono l'utilizzo di una webcam, alcuni per esempio come le poste che hanno ovviamente il maggior numero di richiedenti, prevedono invece il completamento e il perfezionamento tramite di persona, de visu, quindi recandosi presso gli sportelli. E infine c'è la parte ovviamente meno utilizzata perché riguarda solo un bacino ristretto di utenti, che sono quelli che possiedono la carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi o la firma digitale. E queste sono le modalità di completamento. Allora, che cosa fa il Formez PA per l'assistenza, per il supporto SPID? E questo servizio di supporto è stato attivato nel luglio 2016 sulla base di una convenzione stipulata tra Formez ed AGI. Fino ad oggi ha gestito oltre 60.000 richieste attraverso il canale telefonico e web, e i temi ricorrenti riguardano in generale informazioni su come ottenere SPID. Quindi gli utenti ci chiedono appunto quali sono i passaggi da realizzare per ottenere SPID, su come utilizzarlo nell'ambito delle varie piattaforme digitali, e eventualmente l'utente può segnalare dei malfunzionamenti o problemi relativi sia al rilascio di SPID che all'utilizzo, quindi alla richiesta di SPID sulle piattaforme. Questo è il primo grafico che vi mostrerei e che vi fa vedere appunto che diciamo quasi la metà delle richieste di SPID hanno riguardato l'utilizzo di SPID per la carta del docente, cioè i docenti, nonché i diciottenni, che sono le voci più consistenti, ci chiamano proprio perché hanno generalmente difficoltà di richiedere e di utilizzare il bonus cultura, quindi sono le classi più consistenti. E dopodiché abbiamo la fascia età utenti,
E praticamente questa è quella dei diciottenni e quella dell'età inclusa fra i 35 e i 54 anni sono le fasce più popolate, perché naturalmente la prima riguarda il bonus cultura dei diciottenni e le seconde riguardano appunto i docenti che si rivolgono a noi per avere assistenza. Le regioni naturalmente più grandi sono le regioni che pongono la maggiore quantità di istanze, e parliamo di Lazio e Lombardia in testa, e infine la tipologia di utenza ci fa vedere che il 99% dell'utenza è costituita da persone fisiche, che sono appunto i cittadini che ci chiamano per i motivi citati, e solo ancora l'1% si riferisce alle imprese, che ovviamente si stanno crescendo in numero e si stanno organizzando per poter richiedere SPID e ovviamente mettere a disposizione i loro servizi sulle piattaforme digitali. E questo è l'ultimo grafico, io con questo avrei concluso il mio intervento e passo la parola a Michela se non ci sono delle domande, vediamo un po' la comunicazione. Allora, grazie Monica, ti ringrazio per la tua panoramica. Io direi di passare subito Grazie a voi. all'intervento di Stefano Arbia, quindi chiedo a Stefano Arbia di attivare il suo microfono e ci parlerà appunto delle novità, insomma, delle attività di Agid su SPID, quindi verso un'identità europea, tutte le novità di SPID. Bene, buongiorno a tutti. Non ti vediamo, dovresti attivare anche la webcam, Buongiorno a tutti, gentilmente. mi vedete? Benissimo, eccoti. A te la parola, sì, ti vediamo e ti sentiamo, Bene. grazie. Allora, il regolamento EIDAS, il mutuo riconoscimento, quindi la possibilità di utilizzare lo SPID anche presso le pubbliche amministrazioni, in prima istanza degli altri stati membri e in futuro anche presso i soggetti privati, è introdotta nel regolamento EIDAS con un capo specifico, il capo 2, che dedica appunto pochi articoli, in realtà vedete dal 6 al 12, all'identificazione elettronica. Gli articoli fondamentali sono questi: l'articolo 6, che appunto prevede il riconoscimento reciproco dei cosiddetti mezzi di identificazione elettronica rilasciati in altro Stato membro, purché siano soddisfatte alcune condizioni. La prima di queste condizioni è che i mezzi di identificazione elettronica siano rilasciati nell'ambito di un regime che è stato pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9. Cos'è questa modalità? Sostanzialmente è previsto, poi lo vedremo, che lo Stato membro vada a notificare agli altri Stati e alla Commissione europea l'esistenza di questo schema di identificazione elettronica nazionale che ritiene soddisfi i requisiti del regolamento EIDAS e che appunto ha intenzione che possa essere utilizzato per l'accesso ai servizi in rete presso gli altri Stati membri. Il riconoscimento reciproco, dicevamo, ha diversi requisiti a livello di regolamento. Il primo è che gli Stati membri devono accettare, nel momento in cui lo schema è stato notificato, che sia consentito l'accesso ai propri servizi in rete lì dove il livello di garanzia sia pari o superiore al livello richiesto per lo specifico servizio. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il corrispondente dell'INPS francese richiede per l'accesso ai propri servizi in rete un livello di credenziali substantial, poi vedremo, a livello di regolamento viene definito appunto il livello low, substantial e high, basso, sostanziale e alto, che corrispondono ai tre livelli SPID, livello 1, 2 e 3. Quindi se richiede un accesso con un livello 2 deve consentire, così come è poi nell'ambito nazionale per SPID, l'accesso al medesimo servizio con i sistemi che sono stati oggetto di notifica di pari o superiore livello, quindi nel nostro caso con SPID livello 2 o 3.
Altro requisito per far scattare l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni dell'Unione Europea di consentire appunto l'accesso ai propri servizi in rete è che il servizio preveda un livello di accesso significativo o elevato. Questo non vuol dire che se un servizio in rete di una pubblica amministrazione richiede un livello di garanzia basso, non debba necessariamente essere accessibile con livelli superiori, ma è una facoltà appunto della pubblica amministrazione di turno. Quindi le pubbliche amministrazioni, qui rientra anche quello che più volte si è stato detto e scritto, cioè sulla corretta scelta del livello di credenziali necessari per accedere a un servizio in rete. Una pubblica amministrazione che sceglie per l'accesso ai propri servizi in rete un livello SPID 1 non si vede applicare l'obbligo di riconoscere e far accedere ai propri servizi in rete tutti i cittadini europei che sono dotati di un sistema notificato di livello 1. Il riconoscimento decorre non oltre 12 mesi dalla data in cui la Commissione lo pubblica in Gazzetta Ufficiale. Sostanzialmente è previsto un iter per giungere alla notifica dello schema di identificazione, che poi vedremo, al termine del quale la Commissione europea ha 2 mesi di tempo per pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, lo schema oggetto di notifica. Da quel momento inizia a decorrere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di iniziare ad attrezzarsi, in quanto entro 12 mesi debbono consentire l'accesso agli stessi servizi. Non implica, dicevo, il divieto di anticipare questi tempi. È il caso, ad esempio, dello SPID, che è stato oggetto di notifica poco tempo fa. E nonostante l'obbligo scatti nel settembre del prossimo anno, già l'Olanda ci ha chiesto di integrare l'accesso con lo SPID nei propri servizi in rete. Riconoscimento reciproco. Vedete quello che ho detto prima, il livello di garanzia basso può essere riconosciuto dagli organismi del settore pubblico, quindi possono scegliere di far comunque accedere ai propri servizi in rete anche con il livello basso. Quando uno schema è ammissibile alla notifica, se soddisfa tutte le seguenti condizioni. Innanzitutto i mezzi di identificazione elettronica devono essere rilasciati dallo Stato notificante, ovvero su incarico dello Stato membro notificante, o a titolo indipendente dallo Stato membro notificante, ma sono riconosciuti da tale Stato membro. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, nell'ambito pensando allo SPID, lo SPID è rilasciato su incarico dello Stato membro notificante, mentre la carta d'identità elettronica, che non è stata ad oggi oggetto del processo di notifica, è rilasciato direttamente dallo Stato membro notificante. Quindi ecco che lo SPID l'abbiamo notificato ai sensi della lettera A, punto secondo, la carta d'identità elettronica sarà notificabile sulla base del punto 1. Altri requisiti sono derivanti dalla responsabilità in capo allo Stato membro e in capo ai gestori dell'identità digitale previsti dal regolamento. E come vedete, lo Stato membro notificante garantisce che i dati di identificazione personale, che rappresentano unicamente la persona in questione, siano attribuiti alla persona fisica o giuridica di turno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo Stato membro è garante del fatto che gli strumenti utili per identificare il soggetto titolare dell'identità digitale SPID, nel nostro caso, siano effettivamente attribuiti alla persona titolare degli stessi. Il gestore dell'identità digitale assume altri obblighi. Vedete, assicura che i mezzi di identificazione elettronica, quindi gli strumenti forniti, la username, la password, l'app che usiamo sul cellulare, siano attribuiti in maniera certa alla persona titolare dell'identità stessa. Cosa comportano questi due obblighi? Che non
nel caso in cui terzi dovessero subire danni a seguito dell'uso di questi mezzi di identificazione elettronica, vi sarebbe sempre e comunque una responsabilità diretta per i danni derivanti da parte in capo al gestore dell'identità digitale, ovvero in capo allo Stato italiano nel caso dello SPID. Con queste previsioni il Parlamento europeo ha voluto andare un po' oltre a quelli che erano i servizi fino ad allora disponibili, innalzando la fiducia in merito a questi servizi stessi, con l'obiettivo di migliorare quello che sono appunto i rapporti tra le pubbliche amministrazioni dell'Unione, i cittadini europei, migliorare il modo con cui si possono relazionare soggetti che offrono servizi in rete in favore dei cittadini europei. In qualche modo con il mutuo riconoscimento si va a individuare una modalità di fornire una sorta di documento di riconoscimento europeo ai cittadini europei spendibile in rete. I livelli previsti dal regolamento, dicevo, sono tre. Abbiamo il livello basso, il livello significativo e il livello alto. All'interno del regolamento è previsto che ogni livello successivo soddisfi i requisiti del livello precedente, vedete il livello basso, più altri, e così via. Lo SPID si posiziona sempre e comunque a livello alto. Si posiziona sempre e comunque a livello alto, intendo dire che le modalità di verifica dell'identità sono uniche per il rilascio dello SPID, non vi sono differenze a secondo del livello delle credenziali che vengono fornite. Quindi tutto ciò che viene applicato per verificare l'identità nei confronti di un soggetto che richiede credenziali di livello 1 piuttosto che 1 e 2, piuttosto che livello 3, sono le stesse. E quindi la verifica dell'identità del titolare nello SPID si posiziona a livello alto del regolamento europeo. Per quanto riguarda le caratteristiche dei mezzi di identificazione elettronica, cioè sono sostanzialmente i fattori di autenticazione che vengono forniti, vi è specularità fra SPID e il regolamento EIDAS. Non a caso il motivo è che i lavori presso il Consiglio europeo per la scrittura del regolamento EIDAS sono stati seguiti dalle stesse persone che poi dopo hanno scritto il DPCM che regola lo SPID. Il livello basso prevede un solo fattore di autenticazione, quindi come abbiamo sentito prima è caratterizzato da una user ID ed una password. Livello significativo abbiamo un doppio fattore di autenticazione, in livello alto vi è un doppio fattore di autenticazione rafforzato di fatto, cioè protetto contro la duplicazione e la manomissione. Già ho detto che vi è una corrispondenza precisa, netta, tra i livelli 1, 2 e 3, il livello basso significativo e alto del regolamento EIDAS. E spesso trae in inganno un po' il livello significativo, SPID livello 2 e SPID livello 3 negli utenti per quanto riguarda la percezione, in quanto gli strumenti forniti sostanzialmente che vede gli utenti sono sempre gli stessi. Sono la user ID della password e tipicamente un'app utilizzata sul proprio dispositivo di mobilità, sul proprio cellulare. Cellulare che è certificato, nel senso che ne viene certificato il possesso da parte del soggetto nel momento in cui vi è la fase di verifica dell'identità. Il livello alto si differenzia dal livello significativo perché quelli che sono gli strumenti che normalmente l'utente non vede ma in realtà usa, cioè una coppia di chiavi crittografiche, risiedono nel caso di SPID livello 3 su un dispositivo particolare. Un dispositivo che ne garantisce appunto la duplicazione e la manomissione, che lo protegge in modo molto affidabile, sono i dispositivi, tipicamente gli HSM, gli Hardware Security Module, utilizzati già da ormai numerosi anni per la firma digitale remota. Sono dispositivi anti-tampering che appunto consentono di ottenere queste garanzie.
Per quanto riguarda la consegna invece dei mezzi, quindi quella garanzia che gli utenti di provider devono fornire, vedete, anche qui sono a scalare nel regolamento EIDAS e anche qui SPID si posiziona solo a livello alto, cioè vi è una verifica relativa al fatto che questi strumenti siano forniti effettivamente al titolare degli stessi. Il mutuo riconoscimento. Per quanto riguarda la notifica SPID, è stato un processo che è iniziato l'11 dicembre 2017, abbiamo iniziato il peer review, l'11 luglio 2018 è terminato il processo e abbiamo acquisito il parere positivo del Cooperation Network, che è una rete di cooperazione degli stati, istituita appunto nel regolamento EIDAS, e durante il Cooperation Network quello che si fa sostanzialmente è che tutti i rappresentanti dei diversi stati membri partecipano, fanno quesiti, formulano appunto domande, si fanno incontri e per lo SPID sono stati fatti diversi incontri in presenza, non in presenza, abbiamo ricevuto, abbiamo risposto a 130 circa quesiti scritti e l'11 luglio abbiamo terminato il processo. Il 10 settembre è stato pubblicato lo SPID sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. E con purtroppo un errore, e siamo in attesa della pubblicazione di un'errata corrige, in quanto per lo SPID sono stati indicati solamente i livelli low e substantial e non anche il livello high, come invece è stato oggetto di notifiche, quindi siamo in attesa di una correzione. Cosa fanno gli altri Stati membri? La Germania ha espletato il processo di notifica per prima fra tutti gli Stati membri e appunto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione è avvenuta il 26 settembre dello scorso anno. Ha notificato la carta d'identità e il permesso di soggiorno elettronici, quindi dal 29 settembre 2018, quest'anno, in quanto vi è una previsione contenuta nel regolamento, quindi non è il 26 settembre ma il 29, è obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni dell'Unione Europea che prevedono per accedere ai propri servizi in rete uno SPID di livello 2 o 3, far accedere anche i cittadini tedeschi dotati, soggetti che sono dotati di carta d'identità, ovvero di permesso di soggiorno elettronico rilasciato in Germania. Croazia, Lussemburgo, Estonia e Spagna hanno finito l'iter sostanzialmente con l'Italia, ancora devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in quanto hanno iniziato l'iter un po' dopo rispetto a noi con lo SPID. Prossimi stati sono Belgio e Portogallo, c'è una riunione appunto del Cooperation Network il 10 ottobre in cui verrà presa la decisione finale, dopodiché seguiranno altri stati membri, ad esempio l'Inghilterra, che nonostante sia alle soglie ormai della Brexit, ha deciso di avviare il peer review volto appunto al riconoscimento dei propri schemi. C'è da considerare che sistemi come quello italiano dello SPID non vi sono sostanzialmente in Europa. Vediamo sempre l'utilizzo di strumenti quali carta d'identità elettronica o strumenti analoghi, tranne poche eccezioni. Quindi è un sistema soprattutto per l'uso dei dispositivi di mobilità. SPID è uno dei suoi cardini, è proprio l'utilizzo del telefono cellulare, molto amato dai cittadini italiani, quale strumento di autenticazione in rete, è un qualcosa di innovativo a livello europeo, che ha destato molto interesse in diversi stati, devo dire. Infine, per tornare in Italia, prima ho citato la carta d'identità elettronica, vi posso annunciare appunto che stiamo preparando la pre-notifica, quindi ci stiamo preparando per il peer review della carta d'identità elettronica, l'iter formalmente inizierà a fine novembre e terminerà entro la fine di aprile 2019. Quindi a regime, come cittadini italiani, avremo due strumenti per accedere ai servizi in rete non solo delle pubbliche amministrazioni e soggetti privati italiani, ma anche di soggetti dell'Unione Europea, stabiliti nell'Unione Europea, che saranno appunto costituiti dallo SPID e dalla carta d'identità elettronica. E con questo ho finito. Grazie.
Benissimo, grazie Arbia per questo intervento e questo inquadramento. E dunque, per il momento in chat non è arrivato molto, c'è una domanda a cui sicuramente risponderà Umberto Rosini successivamente. Diciamo un po' un tema, diciamo, che si è aperto è quello appunto di molte persone che magari in là con l'età e che quindi non sono in grado di convivere con questa tecnologia, con troppa tecnologia, ecco, se si è pensato a questo tipo di problematica. Poi nel Allora, frattempo questo tipo scorro se ci sono altre domande. di problematica chiaramente si è pensato e ci si aspetta che avvenga quello che avviene normalmente, quindi questi soggetti particolarmente avanti con l'età, lì dove ci sarà un'esigenza particolare, potranno, si spera, essere utilizzati da parenti o affini, insomma. Certamente non vi saranno servizi orientati dedicati a soggetti particolarmente avanti con l'età esclusivamente accessibili con lo SPID. Nel frattempo, possiamo dire che si sta comunque lavorando a quello che è, diciamo, il discorso delle deleghe e procure, quindi la possibilità per il soggetto Rossi Mario di agire per nome e per conto di un altro soggetto in forza di una procura, una delega o una tutela. Benissimo. Un'altra domanda che è arrivata poco fa è il riconoscimento della carta d'identità elettronica tedesca per l'accesso ai servizi in rete dovrà essere fatto tecnicamente dagli ID provider o dai service provider direttamente? No, verrà fatto dai service provider direttamente. Ora, adesso i service provider che sono entrati su SPID pubblicano, espongono il cosiddetto smart button, cioè quel bottone in cui una volta cliccato su Accedi con SPID vengono elencati gli identity provider italiani, gli 8 oggi presenti. A breve verrà fornito un nuovo smart button in cui ci sarà anche la possibilità di cliccare su EIDAS. E lì, una volta cliccato su EIDAS, la sessione sarà ridiretta sul nodo nazionale, EIDAS. Il nodo nazionale agirà esattamente come agisce oggi un identity provider, quindi colloquierà con il service provider con le stesse modalità, chiederà al soggetto di turno da quale Stato membro proviene. E a quel punto si preoccuperà di ultimare il processo di autenticazione interfacciandosi con lo Stato membro nazionale o utilizzando, integrando appunto le modalità di autenticazione dello stesso. Benissimo, grazie. Un'altra domanda è: a che punto è l'integrazione dell'architettura SPID con gli attribute provider? Non so se su questo. Sì, sugli attribute provider a breve partirà formalmente un gruppo di lavoro, ce ne sono diversi in corso per diversi argomenti, uno di questi riguarda appunto le attribute authority, così vengono denominate, le autorità di attributo. E ritengo che nel giro di qualche mese, insomma verso dicembre, sarà ultimato questo processo. E quindi vedremo l'ingresso delle prime autorità di attributo nella federazione SPID. Chiaramente sarà un ingresso graduale, quindi noi come agenzia tendiamo a far entrare immediatamente il maggior numero possibile di soggetti che possono appunto attestare attributi, qualifiche e quant'altro. Non abbiamo il potere di obbligare i soggetti ad entrare, e quindi sarà un processo graduale che vedrà appunto l'ingresso inizialmente di 4-5 attribute authority e poi seguita da altre. Ok, poi c'è la annosa questione della gratuità di SPID, se appunto ci sarà in futuro appunto un costo, un abbonamento da pagare. Allora, la gratuità di SPID, come probabilmente è noto, non è prevista a livello di norma di legge. E si ha la gratuità di SPID in quanto era un forte desiderata già da un paio di governi fa e gli identity provider hanno di fatto sottoscritto un gentleman agreement con l'agenzia per la gratuità dello SPID,
in relazione all'identità digitale rilasciate ai cittadini in quanto tali. Quindi sono escluse dalla gratuità le identità digitali per uso professionale, identità digitale delle persone giuridiche. Questa gratuità attualmente con questo Gentleman Agreement garantisce la gratuità fino al 2019 sostanzialmente, però ormai è un qualcosa su cui certamente non si può tornare indietro, anche perché in considerazione che alcuni servizi sono necessari ai cittadini per poter accedere, per poter esercitare dei propri diritti, non è pensabile prevedere che appunto la fruizione di tali diritti sia a pagamento. Faccio un esempio chiaro per far capire. Pensate, non so, al sistema NuiPA. Il sistema NuiPA è un servizio pubblico che deve essere acceduto dai dipendenti pubblici per poter vedere il proprio cedolino stipendio. Non è pensabile che i dipendenti pubblici debbano pagare, ma anche privati che fossero, debbano pagare per esercitare questo diritto, cioè visionare il proprio cedolino. Ed è un esempio per tutti. Va benissimo, per ora direi di concludere qui con le domande, visto che il tempo stringe, quindi la ringrazio Stefano Arbia per il suo intervento e darei la parola a Umberto Rosini che ci parlerà appunto di Speed, delle funzionalità tecniche. Eccoti Umberto, ti vediamo, vediamo se ti sentiamo anche. Buongiorno a tutti. Ok. Benissimo, a te la parola, grazie. Allora, innanzitutto alcune compliance di Speed e diciamo, ciò a cui noi teniamo fisse come linee guida o come indicazioni. Come ovviamente ha parlato Stefano Ardia, siamo compliant agli IDAS. Facciamo riferimento all'ISO 29115-2013 relativo all'Entity Authentication Assurance Framework. I vari attributi SPID, come parleremo dopo, che sono anche in fase di revisione, fanno riferimento anche a delle indicazioni ETSI. Ovviamente, anche se non è una norma, una regola europea, ma ci rifacciamo anche a quanto stabilito dal NIST riguardo l'SP 863, e ovviamente i protocolli, attualmente quello in funzione che è il SAML, e poi quello di nuova introduzione, l'OpenID Connect. Avanti. Un esempio di flusso standard, in questo caso è riportato un secondo livello SPID. Prima Stefano Ardia ha spiegato bene la differenza tra i tre livelli, anche Monica Tarquini. L'utente sceglie un identity provider. In un'autenticazione di secondo livello viene richiesta l'immissione di un username e di una password. A questo punto viene richiesto l'immissione di un codice temporaneo che può essere ricevuto tramite SMS o tramite app, e dopodiché c'è l'autorizzazione all'invio degli attributi, cosa molto importante perché di fatto sancisce la volontà dell'utente di inviare e quindi di autenticarsi presso il servizio per cui ha richiesto l'autenticazione. C'è una differenza tra autenticazione e autorizzazione. Questo è molto importante per chi deve andare ad implementare SPID. SPID si occupa della parte di autenticazione, ovvero tutta la parte che porta al riconoscimento dell'utente e poi, come ha detto Arbia, quando arriveranno le Attribute Authority, arricchisce le informazioni dell'utente anche con ulteriori informazioni provenienti dalle Attribute Authority. Quindi, fondamentalmente, SPID porta davanti alla porta d'ingresso dell'applicazione, del servizio scelto dall'utente, l'utente stesso, andando a dichiarare al service provider, quindi al fornitore dei servizi, che chi sta chiedendo, l'autenticazione è veramente, la persona che dice di essere.
Dopodiché il service provider può, implementa un sistema di autorizzazione secondo metodologie ABAC, RBAC o ACL, per cui lo autorizza. In sostanza, se io sono un cittadino del comune di Mosciano Sant'Angelo, chiedo l'autenticazione in un servizio dedicato ai cittadini del mio comune. La parte SPID dirà che io sono Umberto Rosini, la parte di autorizzazione, ovvero quella del service provider, dirà che io sono un cittadino di Mosciano Sant'Angelo e quindi posso accedere a quello specifico servizio. Come abbiamo detto, attualmente il protocollo di SPID è il protocollo SAML, che sta per Security Assertion Markup Language, che è uno standard informatico per lo scambio di dati di autenticazione tra domini distinti. Questo che vuol dire che c'è un sistema centrale di autenticazione e poi possono essere acceduti vari servizi in single sign-on oppure rifacendo di nuovo l'autenticazione. Riguardo il single sign-on, piccola appendice. Il single sign-on su SPID è abilitato soltanto a livello 1, ovvero passando da un servizio di un'amministrazione a un servizio di un'altra amministrazione, l'utente non dovrà rieffettuare l'autenticazione se il servizio ovviamente è a livello 1. Nel caso di livello 2, questi dovrà immettere l'OTP. Il flusso di passaggio tra livelli è tra l'altro in fase di analisi e di aggiornamento. L'altro protocollo che intendiamo introdurre è l'OpenID Connect. L'OpenID Connect è un layer di identità come il SAML, però questo basato su JSON REST, mentre il SAML è basato su XML, che si posiziona al di sopra del protocollo AUT2. I punti di forza sono la facilità di integrazione, permette l'integrazione di componenti di terze parti, ed è utilizzato oggi da molti player sul mercato, quali Facebook, Google, Twitter e quant'altro. Perché stiamo introducendo OpenID Connect? Proprio perché OpenID Connect, in un mondo dove le app stanno superando le applicazioni desktop, OpenID Connect è molto più semplice da implementare e molto più adatto a sistemi mobile, differentemente dal protocollo SAML, che comunque resta un protocollo robusto e sicuro e che comunque non verrà abbandonato. Quindi alla domanda ma quando si passerà a OpenID Connect verrà abbandonato SAML, la risposta è no. SPID utilizzerà sia il protocollo SAML sia il protocollo OpenID Connect. Un'altra cosa che già è in funzione da ottobre, ma che adesso è in fase di aggiornamento e di migliorie, anche grazie alla collaborazione con il team digitale, è l'ambiente di test. Già a ottobre 2017, in occasione dell'hackathon di developers, abbiamo rilasciato un ambiente di test SPID completo da utilizzarsi online e offline. In quell'occasione sono emerse delle migliorie necessarie a testare il flusso di implementazione e quindi verrà rilasciato presto la versione 2 dell'ambiente di test. A fianco a questo verrà rilasciato anche un ambiente di validazione. L'ambiente di test di fatto percorre tutto il flusso di autenticazione, quindi con l'immissione di username e password, l'accettazione degli attributi, quindi è una simulazione di autenticazione. La parte di validazione invece, che stiamo sviluppando qui in Agid, è lo stesso ambiente di validazione che poi si ritroverà nel sistema di validazione di cui parleremo dopo, del sistema di gestione dei service provider,
e permetterà di poter realizzare batterie di test completi non solo di compliance al protocollo, ma anche di sicurezza del protocollo in una maniera molto più veloce per il programmatore. In sostanza non si dovranno realizzare tutti i flussi di autenticazione, ma il sistema di validazione penserà, diciamo, a fare tutte le parti di front-end, quindi tutte le iterazioni utente, e quindi permetterà una maggior velocità di effettuazione appunto dei test. Sia l'ambiente di test che di validazione farà parte, come diremo prima, come diremo dopo, del sistema di gestione dei service provider. Qual è il flusso di SAML? Il flusso di SAML, un utente chiede l'accesso ad un servizio, quindi fondamentalmente selezionerà l'identity provider con cui ha registrato un'identità digitale sul pulsante SPID. A questo punto il service provider invierà una request all'identity provider. L'identity provider a questo punto instaurerà una relazione con l'utente facendogli eseguire il tipo di autenticazione richiesta dal service provider. Quindi l'autenticazione di primo, di secondo, di terzo livello. Successivamente invierà al service provider, ovviamente richiedendo anche l'autorizzazione all'invio degli attributi all'utente, invierà al service provider una response con tutti gli attributi richiesti dal service provider. Riguardo gli attributi, piccola nota, come lo stesso garante dice, i service provider devono chiedere soltanto gli attributi sufficienti e non eccedenti. Attributi sufficienti e non eccedenti. Per cui se un comune ha la necessità di autenticare un proprio cittadino e quindi ovviamente conosce tutti i dati anagrafici di quel cittadino, dovrebbe richiedere soltanto il codice fiscale a SPID, mentre tutta la parte degli altri attributi li deve, li detiene direttamente lui. Ovviamente, come ultimo, step possono essere richieste ulteriori informazioni alle Attribute Authority. Qual è la particolarità delle Attribute Authority? Facciamo un esempio molto, molto semplice. Se un ente dovesse realizzare un concorso per ingegneri, attualmente che cosa fa il comune? Fa registrare un utente sulla propria piattaforma dei concorsi e gli chiede magari documentazione che attesti che quel soggetto è ingegnere, da quanto tempo e che tipo di specializzazione detiene. Con le Attribute Authority di fatto viene superato totalmente questa richiesta di documentazione, perché il comune, prima di autenticare l'utente all'interno della piattaforma di iscrizione al concorso, andrà a controllare presso l'attribute authority dell'ordine dell'ingegnere o comunque che rilascia attributi dell'ingegnere, andrà a controllare se quell'utente che si è autenticato detiene in quell'istante tutti gli attributi e quindi tutte le qualifiche necessarie all'iscrizione al concorso. Il flusso di Open e di Connect è simile a quello del SAML. Eccetto per alcune, diciamo, distinzioni architetturali interne, però anche qui l'utente seleziona l'Open ID provider, che sarebbe il relativo dell'identity provider, viene fatta un authorization request, anche qui viene eseguita l'autenticazione dell'utente. A questo punto c'è uno scambio fra token endpoint user info endpoint e finisce con la response, con i claims, ovvero con gli attributi richiesti per quello specifico utente. Qual è la differenza nel flusso tra OpenID Connect e SAML? Che in SAML l'utente è posto sempre
come man in the middle, passatemi il termine, fra identity provider e service provider, mentre in OpenID Connect le relazioni si hanno via API, quindi application to application, quindi non c'è l'iterazione dell'utente. Ovviamente tutte queste comunicazioni, come stabilito da un apposito avviso SPID, sono attualmente fatte in TLS 1.2 e quindi securizzate attraverso il protocollo TLS. Una delle novità che andremo ad introdurre, premetto una cosa, che molte delle novità tecniche che verranno introdotte in SPID saranno sottoposte, come da articolo 71 del CAD, a consultazione pubblica e non solo, ovvero verranno anche ascoltata la conferenza unificata, il garante per la privacy e quant'altro. Una delle novità appunto è lo SPID Smart Button. Attualmente il pulsante SPID è un pulsante che viene rilasciato in forma di HTML, di codice HTML, quindi il service provider lo va ad includere includendo appunto questo codice HTML. Lo SPID Smart Button è uno step ulteriore, ovvero la centralizzazione del pulsante. Infatti non servirà più includere il codice HTML, ma includendo semplicemente una stringa JavaScript, questa esploderà il pulsante all'interno della pagina dove appunto è posizionato questo JavaScript. Ciò che ci permetterà innanzitutto l'aggiornamento degli IDP automatizzato. Facciamo il caso che viene introdotto un nuovo IDP, o ne viene tolto uno, non sarà richiesta un'azione da parte del service provider, ma lo smart button penserà a tutto. E ovviamente ci sarà all'interno anche un sistema di notifiche, ovvero nel momento in cui un identity provider dovesse comunicare un malfunzionamento dei sistemi, questo verrà attraverso un'apposita icona segnalato anche sullo smart button. Questo di fatto andrà a diciamo, far diminuire anche le chiamate di assistenza, ovvero nel momento in cui un identity provider non fosse in grado di autenticare un utente, questo verrà segnalato sul pulsante, quindi l'utente non avrà necessità di chiamare l'helpdesk per maggiori informazioni. A questo ovviamente si collega il discorso dell'aggiornamento dei metadata, ovvero il metadata cos'è? Sia per SAML ma anche per OpenID Connect vale la stessa cosa. Il metadata è il file di configurazione dell'identity provider. C'è ovviamente un metadata per identity provider, un metadata per service provider. Il metadata degli identity provider allo stato attuale è rilasciato in forma separata, ovvero sul registry di SPID i vari metadata degli identity provider sono rilasciati ad uno, con lo SPID Smart Button verrà incluso un metadata di metadata, come i due protocolli permettono, quindi siamo totalmente compliant agli standard, in modo che il service provider possa fare dei refresh ogni, ipotizziamo, 6 ore. E quindi anche tutta la parte di gestione, inserimento o cancellazione di identity provider sarà totalmente automatizzata. Ovviamente ci sarà tutto un sistema di notifiche ai service provider. Lo SPID Registry. Attualmente lo SPID Registry è erogato, raggiungibile su registry.spid.gov.it, è erogato attraverso delle API. La nuova funzionalità dello Speed Registry posizionerà su una CDN i metadata degli ITD e dell'Attribute Authority, quindi le risorse saranno disponibili al 100%, mentre per gli Identity Provider i metadata degli SP saranno posizionati su un sistema Git in modo da versionarlo, un sistema Git dell'Agenzia per l'Italia Digitale che ovviamente sarà accedibile soltanto dagli identity provider.
L'Attribute Authority, ovviamente anche questa andrà in consultazione, come diceva Stefano, ci saranno delle novità e queste saranno portate a consultazione pubblica, quindi sono di fatto delle proposte ragionate, ma comunque sono delle proposte di innovazione. Le Attribute Authority, secondo la prima versione delle linee guida SPID, basata appunto sul protocollo SAML, erano agganciate al protocollo SAML, quindi veniva fatta una seconda request all'Attribute Authority, introducendo anche OpenID Connect. L'idea è quella di sollevarsi dal protocollo utilizzato in SPID e utilizzare appunto un approccio API-based. L'implementazione ovviamente è più semplice e anzi le varie pubbliche amministrazioni che diventeranno attribute authority e che sicuramente, secondo quanto stabilito dal piano triennale, sposeranno l'approccio API-based per l'interoperabilità tra sistemi, avranno ovviamente una maggior semplificazione nella connessione, nell'erogare l'attribute authority. L'attribute authority ovviamente sarà a seguito di autenticazione oppure con la possibilità per alcune attribute authority di interrogazione massiva. Vado veloce perché stiamo terminando. Verrà rilasciato anche un service provider SPID completo che ovviamente implementa tutti i protocolli, il flusso per le attribute authority, funziona anche come aggregatore e invierà anche le statistiche per l'SP. Importante sarà l'introduzione dello SPID Service Provider Manager che seguirà il service provider in tutti i passaggi di onboarding nella prima fase, quindi con la firma della convenzione, configurazione, validazione e poi nell'immissione di nuove implementazioni, ovviamente tutto basate su deleghe. Altre attività, appunto, il miglioramento degli attributi SPID, le statistiche IDP e service provider, la gestione dei certificati, appunto per l'autenticazione, sia SAML che OpenID Connect, e il rilascio di altre risorse open source. Riguardo le risorse open source, su GitHub Italia, quindi col progetto Developers, sono state rilasciate diverse risorse. L'ultima delle quali un gateway completo, SPID Outdoor, ma anche quello di Sapienza e altri sistemi di autenticazione, dei plugin per CMS, per web framework e altre librerie generiche. Alcuni riferimenti che poi ovviamente leggendo le slide potrete avere appunto sono le regole tecniche SPID, l'OWASP SAML Cheat Sheet e l'EIDAS Cryptographic Requirements per l'interoperabilità. Io ho concluso, Grazie grazie per Umberto, l'attenzione. molto interessante. Ci sono parecchie domande, però visto il tempo, darei subito la parola a Luca Bonuccelli della Regione Toscana. Se ti è possibile, magari a qualche domanda semplice, puoi rispondere in chat citando la persona che ha fatto la domanda, in modo che insomma, si capisca a cosa ti riferisci. Quindi se c'è tempo poi lasciamo diciamo uno spazio alla fine per le domande. Quindi ti ringrazio Umberto di dare la parola subito a Luca Bonuccelli. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono qui per raccontarvi la nostra esperienza, l'esperienza di uno dei primi fornitori di servizi. Cercherò di essere rapido per recuperare tempo. Come abbiamo conosciuto SPID? SPID l'abbiamo conosciuto al momento della sua ideazione, nel 2014 di fatto. Nel 2016, il 15 marzo, SPID di fatto prende corpo e Regione Toscana ed INPS sono i due primi enti che iniziano ad erogare i servizi. Regione Toscana poi subito, già a giugno 2016, tenta di diffondere SPID assumendo il ruolo di intermediario tecnologico. Vediamo poi nel dettaglio che cosa questo significa.
I primissimi passi sono stati prima dell'avvio operativo, dove un gruppo di marziani che stavano cercando di connettersi a SPID, sorpassando le prime difficoltà tecniche, si rivolge all'interno dell'ente dicendo: usiamo anche SPID per riconoscere i nostri utenti? La reazione sono state principalmente due. Alcuni, in maniera molto trasparente, ci hanno detto che non avevano tempo per utilizzare SPID o per ragionare di questa innovazione, altri invece si sono un attimo spaventati perché a sentire la parola cambiamento vi è stata una reazione che tutti noi conosciamo. Di fatto la soluzione è stata abbastanza semplice. Andando a spiegare che cosa sarebbe stato SPID, andando a spiegare anche a livello politico e utilizzando il ruolo del responsabile della transizione digitale, di cui all'articolo 17, poi nel tempo, abbiamo effettuato non un'opera di imposizione, bensì un'opera di moral suasion, e di fatto poi la risposta è stata positiva. Internamente partivamo da una situazione abbastanza avvantaggiata, la maggior parte dei servizi si basavano sulla stessa infrastruttura di autenticazione. Come credenziali al pubblico, noi accettavamo principalmente la Carta Nazionale dei Servizi e l'allora Carta d'Identità Elettronica versione 2. Quindi che cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo semplicemente si fa per dire, abbiamo integrato SPID a livello di infrastruttura e automaticamente abbiamo portato con SPID tutti i servizi che avremmo voluto poi attivare anche per questa modalità. I passaggi formali è stata una convenzione, la sottoscrizione di una convenzione con Agid, un lavoro attento e suggerisco come esperienza a tutti di fare attenzione su questo passo, è l'individuazione del livello di sicurezza necessaria per ogni singolo servizio. Mi spiego meglio, i tre livelli che sono stati elencati. Basso, significativo e elevato, possono essere utilizzati senza bisogno di puntare direttamente subito all'elevato. Molto spesso alcuni colleghi si ponevano il pericolo, il problema della privacy, della sicurezza e così via, andando a chiedere livelli di autenticazione e di sicurezza a livello massimo, quando poi in effetti non è necessario. Ci è venuto incontro un avviso emanato da Agid, che è l'avviso numero 4, dove vengono indicate tutta una serie di casistiche dove è utilizzabile il livello 2 e dove è utilizzabile il livello 3. Di fatto, ad oggi, nella nostra esperienza, la stragrande maggioranza dei servizi sono erogati a livello 2, mentre sono erogati a livello 3, ossia i significativi massimo, servizi o di sanità pubblica o veterinaria, quindi anche sempre sanità pubblica, o servizi da parte dei medici che vanno a gestire o a operare sui dati sensibili di terze persone. Ci siamo poi resi conto che l'utenza doveva essere coinvolta in maniera molto molto attenta. Abbiamo iniziato con le campagne di informazioni abbastanza tipiche. Abbiamo aggiunto, ed è stata una cosa positiva, eventi sul territorio. Di grandissimo aiuto c'è stato un customer care attento. Su questo i colleghi dell'URP sono stati preziosi. Hanno le competenze per parlare con l'utenza e hanno il termometro di quello che l'utenza avviene. Un lavoro molto molto stretto con questi colleghi ci ha permesso di individuare abbastanza velocemente quali erano le reazioni da compiere a fronte di una difficoltà dell'utente. Una cura del servizio sempre maggiore, il tentativo di switch off sempre maggiore, il passaparola per cui troviamo in rete che i servizi della Regione Toscana sono promossi un gruppo di avvocati di Napoli, sono le cose che accadono nel mondo della globalizzazione, e poi un monitoraggio attento non sulla qualità di erogazione del servizio, bensì sull'uso stesso che gli utenti fanno per capire quali erano le nostre fasce di maggiore interesse e di maggior penetrazione. Come intermediario tecnologico, soggetto aggregatore. Abbiamo anticipato di fatto questa figura perché abbiamo iniziato nel 2016, nel 2018, a marzo, 6 mesi fa, Agid pubblica la bozza di convenzione per i soggetti aggregatori.
Abbiamo inteso il soggetto aggregatore o intermediario tecnologico, mutuandolo da PagoPA come termine, come un soggetto che non è che dà solo la soluzione tecnica, ma è corresponsabile nei confronti di Acidi di tutte le attività tecniche per quanto riguardava l'interfacciamento verso Speed. Quindi abbiamo scelto di offrire la nostra soluzione gratuitamente al territorio, al nostro territorio, e contemporaneamente abbiamo cercato di dare anche un supporto tecnologico puntuale. Sul territorio, quando siamo andati a proporre Speed, l'abbiamo fatto dopo lo startup operativo, ovviamente, abbiamo trovato la reazione di prima, persone, colleghi che ci dicevano che non era il momento opportuno oppure che avevano paura di un cambiamento, e però abbiamo trovato anche enti che hanno avuto il coraggio di rischiare e di fatto vi è stata una valutazione positiva sia dagli organi Forum PA, il Politecnico come osservatori.net per i progetti che sono stati fatti, ma più che altro, anche se parlo di enti che non sono regione toscana ma usano la nostra infrastruttura, valutazioni positive dalla cittadinanza, per cui la rilevazione della qualità del servizio è aumentata tantissimo. Questo per gli enti che hanno addirittura effettuato uno switch off completo. A livello di ente aggregatore, come ci siamo organizzati? Io lavoro all'interno dell'Ufficio per la Transizione Digitale della Regione Toscana, che ha anche il compito di cercare di dare un supporto a tutto il territorio. Abbiamo cercato di semplificare il più possibile il livello di integrazione tecnico, abbiamo predisposto un accordo di servizio semplificato che distribuisse le responsabilità in parte su di noi e in parte sull'ente che utilizzava la nostra infrastruttura. In maniera un accordo di servizio estremamente semplice con due firme, oneri assolutamente azzerati, e anche qui abbiamo trovato diffusa una, a nostro avviso, spesso eccessiva prudenza nell'individuazione del livello di sicurezza necessario. Supporto tecnologico, adeguamento grafico, un minimo di vigilanza o di accompagnamento che si vuole, e poi siamo partiti come effetti. L'obiettivo della regione, l'obiettivo alto, era quello di avere un ambiente, un territorio attrattivo, e il vincolo sia degli enti che delle regioni era non rischiare e risparmiare. Ci siamo mossi quindi a cercare di certificare la compatibilità con alcuni prodotti commerciali. Abbiamo effettuato un minimo di coprogettazione dove ci è stato necessario un supporto puntuale e poi altre attività, ma la cosa più importante, anche se indicata per ultima, è la mediazione fra le esigenze di Acide e le esigenze degli enti. Noi ci troviamo nel mezzo e l'immagine, appunto, a volte ci sentiamo come schiacciati, però d'altra parte questo è il nostro ruolo. Velocemente poi vado a rispondere alle domande. La reazione degli utenti, numeri. In un anno, nell'ultimo anno, è più che triplicato il numero degli utenti unici che hanno utilizzato Speed negli ultimi 30 giorni. Questi dati sono disponibili in formato open data sul portale della Regione Toscana. Altra cosa importante è andare a vedere da dove provengono questi utenti. È vero, ovviamente vi è una predominanza del territorio toscano, però vediamo Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Genova con percentuali non del tutto banali. Queste sono giustificate dal fatto che servizi come presentazione di un'istanza per un SUAP o uno sportello unico per l'edilizia avvengono molto spesso da studi che non hanno necessariamente sede sul nostro territorio. Le nostre speranze per il futuro, work in progress, per migliorare ancora il servizio, sono già stati anticipati sia da Stefano Arbia che da Umberto Rosini, l'arrivo degli attribute authorities che ci permetteranno di non utilizzare esclusivamente i nostri basamenti locali per individuare e comprendere se un soggetto è un medico, un ingegnere o così via.
le informazioni sulla residenza NPR e quello che per noi è fondamentale per poter erogare servizi alla persona è una soluzione per la gestione delle identità collegate a minori e tutelati. Stefano ha già anticipato che vi sono dei lavori in corso. A fronte di questi ultimi due tasselli che a nostro avviso vanno a completare il mondo nazionale di SPID senza necessità di entrare in Europa, pensiamo di poter erogare servizi di qualità migliore o comunque a minor carico da parte dell'utenza. Riguardo alle domande, scorro velocemente se ci sono domande a cui penso di poter rispondere. Mi aiuti, Michela? Grazie intanto Luca per il tuo intervento, molto chiaro, una bella panoramica. E dunque, le domande che sono arrivate sono, diciamo, più rivolte a Umberto Rosini. Per il momento, diciamo, domande specifiche sull'esperienza della Toscana, non sono arrivate. Quindi io direi forse di andare avanti con l'intervento di Roma Capitale con Giulio Moroni e magari lasciamo alla fine le domande, direi. Poi se arrivano domande anche per te, Luca, insomma, te le porremo al termine dell'intervento, va bene? Grazie mille. Grazie. Allora, Giulio, a te la parola. Buongiorno a tutti. Io sono Giulio Meroni, mi occupo dell'infrastruttura sostanzialmente che poi governa SPID e il portale d'accesso di Roma Capitale. Noi, a seguito di quello che è l'indicazione nazionale, ma di quello che di tanto buono è stato fatto anche come detto poco fa, per quanto riguarda la regione toscana, su alcuni indirizzi abbiamo iniziato leggermente in ritardo, ma abbiamo portato avanti il progetto SPID, lo stiamo portando avanti con determinazione e forza, devo dire. Poi vedremo perché noi siamo gli ultimi erogatori, logicamente non riusciamo a essere ente aggregatore purtroppo, però dobbiamo proprio offrire i servizi alla cittadinanza. Questi sono alcuni numeri piccoli, piccoli, piccoli. Sostanzialmente eroghiamo oltre 70 servizi diretti verso i cittadini e ad oggi ne abbiamo identificati 530.000. Le attività su SPID sono nate sostanzialmente nel 2016, nell'aprile, con delibera di indirizzo politico che ha permesso di portare avanti in tempi strettissimi sia la convenzione con Agid che ci ha supportato in tutto e per tutto e avviare già da settembre dello stesso anno, ovvero del 2016, tutti gli sviluppi applicativi che abbiamo terminato con un discreto successo a dicembre 2016. Abbiamo fatto con Agid e con tutti i DP provider che c'erano disponibili in quel momento, abbiamo seguito tutte le fasi. A dicembre abbiamo fatto un rilascio. Sul rilascio di dicembre, per cui obiettivamente siamo andati a gennaio 2017, abbiamo accettato, oltre ai nostri sistemi di autenticazione, la possibilità che tutti i cittadini italiani in possesso dell'identità SPID potessero avere accesso ai nostri servizi, tutti i servizi. Perché una cosa che abbiamo ritenuto fondamentale era quella di dire non possiamo discriminare alcuni servizi sì, alcuni no. Cerchiamo di dare la possibilità a tutti i cittadini, cittadini non solo di Roma, di poter accedere ai servizi qualsiasi esso sia, già offerto nel portale o quelli che sono venuti e che verranno, perché quasi con cadenza mensile rilasciamo i nuovi servizi. Un minimo di storia che è doveroso farla proprio perché noi eroghiamo questo tipo di attività sul territorio, siamo il front-end vero verso il cittadino, per cui bisogna ben definire come avveniva e come ancora sta avvenendo. L'identificazione fino a gennaio del 2017 aveva già alcuni canali, uno era quello classico, provisioning del cittadino in autoregistrazione, inviava i propri documenti e invia ad oggi i propri documenti o attraverso mail o fax a un back office che per Roma è gestito dal contact center unico 060606. Il back office attuava tutte le pratiche di verifica e di controllo e poi approvava. E praticamente il cittadino veniva,
riconosciuta delle credenziali di accesso, username e password. Oppure con un canale secondario molto più forte, se vogliamo, però paritetico poi come attività tecnica, il cittadino che si recava presso un nostro sportello anagrafico o per rinnovare una carta d'identità o per fare un'altra pratica anagrafica, poteva venire immediatamente registrato dal nostro operatore, che sostanzialmente è un ufficiale d'anagrafe, verificando di viso l'identità. E facendogli sottoscrivere immediatamente, diciamo, il rapporto contrattuale con l'amministrazione, e la mattina successiva aveva già l'accesso, le credenziali di accesso per accedere al portale di Roma Capitale. Questi due canali sono tuttora aperti. Dico tuttora perché vedremo infine dove sta andando Roma Capitale. Dal gennaio 2017, per l'identificazione abbiamo attuato anche la possibilità di avere come identità il canale SPID. Logicamente qui abbiamo dovuto fare una cosa: per il primo accesso il cittadino che ha SPID, se non è già registrato sull'ambiente del portale di Roma Capitale, non è censito, identificato completamente, dovrà una volta soltanto aggiungere alcune informazioni specifiche, e questo è per poter garantire l'erogazione classica di qualsiasi servizio noi rilasciamo. In seguito questa cosa verrà rivista quando saremo all'ISPID. Ci stiamo lavorando, stiamo cercando di interagire anche con i nostri erogatori di servizi, in modo che riusciremo a definire una cosa molto più smart. L'autenticazione, perché prima abbiamo parlato di identificazione, ma l'autenticazione prima di gennaio avveniva o con le credenziali da noi rilasciate o con l'utilizzo di certificati CNS. E questo poteva avvenire anche per sistemi federati, come abbiamo già realizzato anche con Banca d'Italia e con Impla. L'autenticazione dal gennaio 2017, oltre ad aver mantenuto questi due passaggi, ha aggiunto logicamente anche SPID. Questa è una nota per noi purtroppo dolente, devo dirlo, perché abbiamo veramente profuso tanto, e che ringrazio ancora Umberto per l'aiuto che ci ha dato di SPID. Ma questi sono i numeri. Questi sono i numeri delle identificazioni che abbiamo. Cioè, la popolazione diciamo, di Roma Capitale, di chi accede, abbiamo anche degli stranieri, logicamente, ancora oggi predilige l'accesso classico. L'identificazione classica. Questi sono i numeri che possiamo vedere. Queste sono le statistiche di autenticazione che abbiamo riportato per far vedere SPID e CNS, perché mi sembrava doveroso inserirle. Logicamente possiamo vedere che POS è preponderante. Eh beh, sì. E questi sono i dati mensili che noi riportiamo. Questo è solo SPID e CNS, mentre l'altra possiamo vedere le autenticazioni. Ho detto POS preponderante, me ne scuso di questo, è sulla seconda. Qui vedete che preponderante è l'accesso al portale dagli utenti di Roma Capitale, che entrano ancora con l'accredito del portale rilasciato da noi. Adesso, perché prima parlavo di HollySpeed? Perché l'obiettivo che ci siamo dati, che ha dato l'indirizzo della Giunta di Roma Capitale su pressione della nostra assessora all'innovazione digitale, ci stiamo ponendo un obiettivo che è molto, molto, molto importante. L'obiettivo che qui riporto è sostanzialmente, che è molto sinteticamente, che dal 1 gennaio 2019 non saranno consentite modalità differenti di identificazione rispetto a SPID. Questo però manterremo fino al 30 giugno 2020, che tutti gli utenti già identificati potranno comunque accedere al portale, sia con l'attuale che ovviamente con lo SPID. Dal 30 giugno 2020 prevediamo l'accesso only SPID, solo SPID. È una cosa molto molto forte, visti i dati che ho fatto vedere prima. Oltretutto, dal
gennaio 2019, questa cosa dico che è forte perché? Perché questo solo accesso prevede che noi faremo accedere anche con l'accesso persona fisica, però con un ruolo di persona giuridica, nonostante quello che prima ci hanno meravigliosamente elencato, cioè il lavoro che sta facendo Agid per poter dare un ruolo ben specifico e trovare finalmente gli attribute authority che possono supportarci per poter erogare servizi. Roma Capitale ha avviato un sistema, possiamo dire alternativo se vogliamo, creando una cooperazione applicativa con infocamere e l'evoluzione degli attuali sistemi di back office, che questi purtroppo rimarranno ancora per qualche tempo. Come considerazione finale, visto che il tempo scorre impietoso, che devo dirvi? L'introduzione di SPID come elemento di identificazione e autenticazione ha avuto una minima evoluzione nell'esistente per noi, pur avendo aderito veramente in modo totale, l'avete visto. L'andamento dei numeri in termini sia identificativi che autenticativi rappresentano una minima parte rispetto a quanto oggi il vecchio sistema gestisce. Per darvi un dato, solo nell'ultimo anno, in questi mesi, in questi 8 mesi, 9 mesi adesso, i cittadini identificati dal portale, dal nostro contact center, sono stati 66.862, rispetto solo 648 attraverso il canale SPID. Cambia un pochino di più, cioè aumenta un po' la percentuale sulle autenticazioni. Effettivamente, su una richiesta di autenticazione per erogazione di servizi di 1 milione, di più di 1 milione di autenticazioni in questi mesi, circa 150.000 autenticazioni sono state effettuate attraverso il canale SPID. Possiamo tutti vedere che qui la percentuale è molto bassa. Noi faremo di tutto, stiamo facendo di tutto, facendo la forzatura del 1° gennaio, però anche qui ci aspettiamo che tutti quanti ci diano una mano per poter elevare la diffusione di SPID. Tant'è che la nostra roadmap per poter arrivare a questo prevede un'incisiva campagna di comunicazione veramente riduttivo. Stiamo facendo di tutto, dai nostri punti di assistenza di Roma semplice a qualsiasi cosa fatta sul portale e sui nuovi servizi. E qui facciamo la nostra forzatura, sperando sempre in SPID e in quello che potrà portarci, la chiusura del proprio sistema di identificazione. Fatte queste considerazioni, vi ringrazio dell'attenzione e sono disponibile eventualmente per rispondere a domande specifiche. Grazie a tutti. Grazie mille Michela, a Giulio Moroni te. per questa testimonianza. Eccomi, grazie. Grazie per questa testimonianza. Ovviamente le esperienze riportano sempre tangibilità ai progetti, quindi sono sempre molto molto utili le vostre esperienze. Allora, io direi di fare una carrellata con le domande. Penso che molte siano rivolte a Umberto Rosini, quindi non so Umberto se vuoi rispondere Sì, autonomamente, passo. visto che già hai avuto tempo per Ok, leggere. passerei Ok, però perfetto. subito la parola a Stefano Ardia per quanto riguarda le regole tecniche della firma con Speed. Stefano. Sì, allora le regole di firma con SPID sono state di fatto scritte, è stata fatta già un'analisi approfondita con anche i colleghi del team digitale. E si va a delineare sostanzialmente un sistema che consentirà di realizzare questo nuovo genere di firma elettronica con la validità prevista dal CAD, che sarà realizzabile appunto con le credenziali SPID. Quindi un qualcosa di più agevole, come avrete potuto vedere a livello di CAD, la firma ex articolo 20 del CAD non ha l'inversione, non gode dell'inversione dell'onere della prova della firma qualificata, quindi non può essere utilizzata per gli atti elencati dai punti da 1 a 12 dell'articolo 1350 del Codice Civile, ma per il resto sostanzialmente sì. Ritengo che
Gruppi di lavoro, perché comunque abbiamo una determina interna che ci impone di formalizzare il tutto con un gruppo di lavoro, partirà a breve, ma i lavori, ripeto, sono sostanzialmente chiusi, terminati, e quindi sarà piuttosto breve. Dopodiché procederemo con la consultazione pubblica, il leader previsto, quindi sentire l'opinione del garante per la protezione dei dati personali e acquisire il parere della conferenza unificata. Esiste un ambiente di test Roberto? per sì. Allora, esiste un ambiente di test per applicazioni web da integrare con Speed? Sì, come ho detto prima, ad ottobre abbiamo rilasciato un ambiente di test, è in fase di rilascio di una seconda versione dell'ambiente di test e oltre a questo anche di un ambiente di validazione che sarà lo stesso che introdurremo nelle nuove verifiche tecniche alle implementazioni. Ovviamente tutta questa parte che attualmente viene fatta manualmente dallo staff di Agid, poi verrà eseguita automaticamente dal sistema di gestione dei service provider. Amerigo Conte, a quando il rilascio di queste nuove funzionalità, ha risposto Stefano, queste funzionalità, la maggior parte, sono... fanno parte appunto di sono comprese in linee guida che devono diciamo devono affrontare il percorso definito dall'articolo 71 del CAD. Per quanto riguarda gli aggregatori, Stefano, vuoi dire qualcosa sulla convenzione? Sì, la convenzione degli enti aggregatori è operativa. L'obiettivo sostanzialmente è quello di, da un lato, agevolare l'integrazione di fornitori di servizi di piccole e eventualmente medie dimensioni. Provate a immaginare. L'audio, Stefano. Dovesse. Scusate, allora dicevo, la convenzione enti aggregatori, quindi il regolamento per gli enti aggregatori pubblici e privati è operativa. L'obiettivo è quello di agevolare l'ingresso nel sistema di fornitori di servizi di piccole e medie dimensioni che non abbiano la forza o l'interesse di mettere su servizi o comunque integrarsi direttamente con SPID. Provate a immaginare le centinaia e centinaia di piccoli comuni che di fatto non hanno un'infrastruttura tecnologica di rilievo che gli può consentire appunto di esporre servizi in rete tramite lo SPID, tantomeno tramite lo SPID. E lì è previsto che l'ente aggregatore sostanzialmente possa svolgere due attività. Una può essere esclusivamente quella di gestione del processo di autenticazione per poi far planare il cittadino su un servizio presso il soggetto aggregato, ovvero avere in casa anche il servizio afferente al soggetto aggregatore. In questo modo si riesce a razionalizzare sia quella che è la spesa pubblica, ripeto, soprattutto per piccoli e medi ambiti, ma anche a consentire all'Agenzia per l'Italia Digitale una migliore gestione. Provate a immaginare se l'Agenzia dovesse gestire una convenzione per ogni comune italiano, capite che si avrebbe bisogno di una struttura molto più corposa di quella che attualmente è disponibile. È previsto che gli enti aggregatori possano essere aggregatori sia soggetti privati che pubblici. E quindi noi auspichiamo, ad esempio, che le regioni diventino enti aggregatori nell'ambito del proprio territorio. Sempre riguardo gli enti aggregatori, anche qui verranno proposte delle modifiche tecniche alle request fondamentalmente, perché nella fase di invio degli attributi non compaia la denominazione dell'aggregatore, bensì dell'aggregato che in quel momento sta erogando il servizio. Riguardo la domanda sull'accessibilità, ovviamente, a parte che Agid ha internamente l'ufficio che si occupa appunto dell'accessibilità e usabilità dei siti e di tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione,
Ovviamente il pulsante SPID è sviluppato secondo quelle che sono le normative di riferimento in tema di accessibilità, quindi è assolutamente funzionante con sistemi di sintesi vocale. Per quanto riguarda come funziona l'integrazione fra CIE e SPID, la CIE non sarà un IDP, fondamentalmente l'utente utilizzerà il sistema, il lettore NFC per accedere con la CIE, e poi internamente il funzionamento sarà simile a quello di SPID, però fondamentalmente per l'utente sarà trasparente. Riguardo a qualcuno che posso aiutare come implementare e come procedere all'implementazione di SPID in un applicativo, noi stiamo rilasciando tante risorse su GitHub Italia, quindi sul repository del governo, proprio per aiutare l'implementazione di SPID. Ovviamente implementare SPID non è una cosa da neofiti dell'informatica, ma prevede comunque una conoscenza un po' approfondita di quelli che sono i sistemi di autenticazione e di autorizzazione. Dopodiché, Stefano, c'è una domanda per te. È corretto che un'istanza online non debba essere firmata digitalmente nel caso in cui l'autenticazione sia stata eseguita con SPID 2, se di secondo livello? Certamente, a prescindere da SPID 2 di secondo livello, con l'utilizzo delle credenziali SPID è possibile presentare istanze online. Poi chiaramente bisogna entrare nel merito dell'oggetto, cioè se abbiamo poi dopo una norma all'atere che prevede comunque una sottoscrizione, quindi non la presentazione dell'istanza, di un documento particolare e anche sulla sensibilità della cosa, faccio un esempio. Nel caso in cui ci fosse, non so, la presentazione di un'istanza online con allegate delle etichette. Si è disattivato il microfono, Stefano. Scusatemi, scordo sempre il microfono, lo levo per non disturbare. Allora, dicevo, è corretto. È possibile presentare istanze online utilizzando le credenziali. Questo non comporta necessariamente che sia sufficiente utilizzare lo SPID. Ad esempio, lì dove abbiamo una norma che prevede che presentando un'istanza si debba allegare un qualcosa sottoscritto con firma digitale, l'utilizzo dello SPID. Allora, l'altra domanda è relativa alle persone giuridiche. Si è chiusa la consultazione. Nella chat ho allegato il documento che è andato in consultazione. E in generale, tutte queste linee guida e rilascio dipendono appunto dall'esito delle consultazioni, che non solo la consultazione pubblica, ma anche con altri organi. Stefano, vuoi dire qualcosa sulle linee guida persone giuridiche? Sì, che la consultazione pubblica appunto si è conclusa e ringrazio nuovamente le persone che hanno partecipato, con le quali proprio questa mattina ho avuto una call per analizzare e vedere i commenti effettuati e quindi porteremo qualche modifica. Ok. Benissimo, io direi vi ringrazio moltissimo anche per la gestione autonoma delle domande. E io vi ringrazio tutti, non so se gli altri relatori vogliono aggiungere qualcosa, Giulio, Luca. Ringrazio tutti e saluto tutta la comunità. A Benissimo, tutti. allora Luca. Scusami. Nulla, solamente un'aggiunta. Per qualsiasi cosa, nei limiti di quello che è possibile, i nostri contatti bene o male ci sono. Provate a trovarci in community, siamo sempre a giro.
Sì, confermo quanto diceva Luca, sia su forum.italia.it c'è appunto una sezione specifica su Speed, per domande diciamo più specifiche e più tecniche c'è l'email speed.tech.ch @agid.gov.it, grazie. Benissimo, io vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità e i vostri interventi. Stefano, stavi dicendo qualcosa? Bene, allora io vi ringrazio e vi comunico appunto che i materiali, le slide delle presentazioni dei nostri relatori sono già state pubblicate su Eventi PA e la registrazione verrà pubblicata nel pomeriggio, quindi chi non ha potuto seguire tutto il webinar può appunto vederlo tramite la registrazione. E ringrazio tutti, vi ricordo che la prossima settimana probabilmente ci sarà un altro webinar, quindi seguiteci insomma su Eventi PA. Vi ringrazio ancora e buona giornata a tutti, grazie in particolare ai nostri relatori. Grazie. Ciao.